Ciao a tutti, Colors, e benvenuti in questo nuovo video. Ho deciso, per tentare di contrastare un pochino il problema visualizzazioni, per cui vi invito, come sempre, a condividere tutti i miei video, di provare a portare qualche video un pochino diverso. E so che su YouTube vanno abbastanza quelli un po' inerenti le 10 cose. Portatore sano di capelli rossi, casomai qualcuno se ne fosse ancora accorto, ho deciso di portarvi le 10 curiosità che forse non saprete e neanche io sapevo su chi ha i capelli rossi. 1. Il rosso naturale è più difficile da tingere degli altri colori. Testardi come sono, i capelli rossi trattengono il pigmento più degli altri. E se mai un rosso aspirasse a tingersi, ma perché mai? Io l'ho fatto, ma ne parliamo dopo. Ricuci. Riuscirebbe. C'era scritto ricucirebbe. Ad ottenere un effetto apprezzabile solo decolorandoseli prima, altrimenti il colore non attecchirebbe. D'altronde, decolorare il capello non gli fa certo bene, specie quando è rosso, dato che è molto più fragile. Se volete sapere cosa ho combinato io con la tinta, vi lascio sulle schede il video My Bird Story e i casini che ho combinato con la barba per non aver la tinta al parrucchiere. Numero 2. I rossi hanno meno capelli. In termini numerici, i rossi ne hanno meno degli altri. In media, le teste rosse ne hanno 90.000, mentre quelle bionde ne hanno 110.000 e le more 140.000. La calvizie però non è un problema, dato che ogni capello rosso naturale è più spesso ed è per questo che si ha l'impressione che i rossi in realtà ne abbiano di più. Beh, signori miei, in caso abbiate qualche dubbio riguardo il fatto che i rossi abbiano meno capelli, vi regalo un primo piano della mia piazzetta. Ta-da! Prosegue, un numero inferiore di capelli più spessi rende più agevole l'acconciatura, quindi invidiateli pure. Insomma, 3. I capelli rossi non incanutiscono. Testardi come da cliché, i rossi trattengono il pigmento naturale ben più a lungo degli altri, quindi non temete di incanutire. Il rosso si limita ad attenuarsi con l'età, progredendo dal rame sfumato a un roseo biondo fino ad un bianco argenteo. Non so se riesco a trovare una foto con i miei capelli arancione carota di qualche anno fa. Se la trovo ve la metto, così che possiate fare il confronto, ma non prometto nulla. 4. Capelli rossi e occhi azzurri sono la combinazione più rara al mondo, secondo me. Sono proprio fighi oltretutto. La maggioranza dei rossi naturali ha gli occhi castani, altri nocciola o verdi. Ecco, io sono della tribù dei nocciola. Come per i capelli rossi, gli occhi azzurri sono un tratto recessivo, cioè entrambi i genitori devono essere portatori del gene perché possa passare al figlio. Ciò significa che i rossi dagli occhi azzurri rappresentano la minoranza più rara al mondo, solo l'1% li possiede entrambi, un po' come per il quadrifoglio. 5. Sono più sensibili al dolore termico. Innumerevoli ricerche hanno analizzato le motivazioni genetiche in base alle quali i rossi sostengono di essere più o meno sensibili al dolore. Le ricerche ci dicono che i rossi sono più sensibili al dolore provocato dal calore e dal freddo e che la temperatura dei loro corpi varia più in fretta. Verissimo, verissimo. Soprattutto il freddo, ragazzi, i piedi mi diventano viola, anche perché noi rossi abbiamo la pelle bianca morticia, come ho già detto in un altro video, e quindi questo è assolutamente vero. Inoltre, se sottoposti ad un'operazione chirurgica, i rossi hanno bisogno all'incirca del 20% in più di anestesia. Il motivo preciso è ignoto, ma si pensa che il colpevole sia connesso al gene mutato MC1R.
Non saprei, ho fatto un paio di interventi ma non mi hanno detto nulla su questa cosa. 6. Gli antichi romani vendevano gli schiavi rossi ad un prezzo più elevato. L'arte e la cultura romana davano grande valore ai capelli color fuoco. Venivano ritenuti un segno di forza e determinazione ed erano dunque più costosi degli altri schiavi, tanto che per ostentarli a mo' di trofeo ai prigionieri si tingevano perfino i capelli. Forse a trofeo non avrebbe guastato una virgola. A quanto pare in alternativa si importavano parrucche rosse dal nord Europa in modo da farle indossare agli schiavi. 7. Russia significa terra dei rossi. La Russia, che significa terra dei rossi, vanta un'elevata densità di persone dai capelli rossi nella regione di Kazan, se si pronuncia così, superiore al 10%, percentuale analoga a quella che si trova in Scozia e in Irlanda. Vabbè, credo che dell'Irlanda forse lo sapessimo un po' tutti. 8. Il 40% dei britannici è segretamente rosso. Una serie di ricerche approfondite del Britain's DNA ha scoperto che più del 40% della popolazione è portatrice del gene mutato MC1R, responsabile del capello rosso. Entrambi i genitori devono essere portatori affinché possa nascere un bambino rosso, con una probabilità del 25% se non sono rossi anche loro, ma portano comunque dentro di sé questo gene segreto. Vi posso confermare che nessuno dei miei genitori è rosso, però mio nonno paterno lo era, quindi io ho ereditato da lui. 9. Pare che Adolf Hitler avesse vietato i matrimoni fra rossi, nel timore di una progenie deviata, ovviamente. Non ho fonti storiche al merito, se le trovo ve le metto nell'info box, insieme ovviamente dal sito della Huffington Post dal quale ho preso l'articolo. 10. Ultimo punto. I rossi producono autonomamente vitamina D. A causa della pelle chiara, i rossi si scottano più facilmente. Verissimo, sotto i raggi ultravioletti. Ma quel colore chiaro ha i suoi vantaggi. A causa della bassa concentrazione di eumelanina nel corpo, i rossi non sono in grado di assorbire una quantità sufficiente di vitamina D. Sembrerà una cattiva notizia, ma questa concentrazione inferiore di melanina significa anche che, quando c'è poca luce, i rossi riescono a produrre da soli vitamina D all'interno del proprio corpo. L'articolo originale fa parte della versione inglese, cioè Huffpost, e ringraziamo Stefano Pitrelli per la traduzione a cui vanno tutti i crediti. Niente, ragazzi miei, io spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Rinnovo l'invito a condividere su tutti i vostri social per aiutarmi a crescere e contrastare il problema delle visualizzazioni. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuno dei miei video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!